sveglia alle 7:30 del mattino. E allora? Come andiamo? Ah? Io bene, tu sa un po' meno, eh? Sì, ma quindi è rotto o no? No, 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 non è rotto. Vabbè, dai, vai, almeno quello. Aia, andata. Non è neanche iniziata, è finito. Matteo, è una bella sostruzione. Mamma mia. Spacchettamento della carrozzina. Questo stile, un po' azzurrino. No, non ferma. Oh! Parcheggio per Matteo Robert. Oh, Ali, prendimi al volo. Prendetemi. Ti lancio il Matteone. No, no, no. Te lo lascio. Oh, no. Oh, ci fidiamo in mezzo, occhio, occhio. Comunque, stavo dicendo, sveglia alle 7:30 del mattino. Levo la faccia per capire un po' dove sono e nel buio totale mi cambio. Tutto questo è successo mentre gli altri dormivano. Praticamente un eroe, cioè. Eroe, addirittura. Che vero, è un modo di dire, dai. Quindi dopo scendo a far colazione, perché diciamo che non la faccio mai. Dovresti farla, sbagli. Lo so, anche mia mamma me lo dice, però dovrei ascoltare anche mia mamma, sì. Mi faccio un bel caffè e rifletto un po' sulla vita. Addirittura. Buongiorno. Sono le 8 del mattino. Gli altri ragazzi sono andati a scuola. Invece io l'ho finita, quindi la mattina la dedico alle mie cose. Oggi li porterò con me. Oh, però oggi che giornata. Ora cuffiette e si va in palestra. Quindi salgo in macchina, dai, per svegliarmi ancora un po' di più, ascolto della musica, giustamente. Qua posso dire, devo farti pure i complimenti, Grazie, almeno qua ci siamo. Entro in palestra, lascio le cose nel mio armadietto e inizio l'allenamento correndo. Sì, so che tu non puoi farlo, mi dispiace. Era il fatidico giorno della schiena, mica come te che non vai mai in palestra. Grazie. Come ultimo esercizio, rematore. Aia, stanco. Ah sì, sono 9:30 e io alle 10 devo uscire. Cioè, devo essere pronto di fuori. E subito dopo, doccia. Ragazzi, oggi è la mia giornata. Avevo perso il case delle cuffie. L'ho ripreso. Che bello. Abbiamo finito stamattina, palestra. E ora, ragazzi, siamo solo all'inizio della giornata. Che ora vi porto da una parte. E sai che un po' di fortuna non mi farebbe male, eh? Guarda, ti capisco. Comunque oggi ho fatto schiena, ieri avevo fatto petto, ci sta, non male. Solo che ora strafame, non so se posso mangiare, se ho tempo. Vediamo insieme. Ragazzi, colazione dei campioni. Come iniziare al top la giornata? Oggi solamente c'è pure il sole. Alla fine l'hai fatta, Visto? Bravo. Poi, alle 11 siamo saliti in macchina, ho fatto un bel riposino delle 11 per riattivarmi un po'. Hai capito, Bella vita. Ci sta. Quindi da Monza a Milano ad Assago nel giro di poche ore. A fare? Adesso lo vediamo. Ormai è mezzogiorno, io ho dormito pure in macchina e ora siamo qui ad Assago a fare un'esperienza che lo vedremo insieme. Da quello che ho capito abbiamo fatto una sfida con i giocatori, solo che io gioco a basket con i miei amici forse. Giocavo. Ok, ci siamo. Oggi mi sentirò più basso del solito. Beh, non sono basso, sono loro che sono troppo alti. In realtà sono alti 2 metri loro, non è che siamo bassi noi, Ti do ragione. Quindi mi metto i microfoni, giriamo qualche ripresa iniziale e poi posso dare spazio a tutto il mio talento. Talento, non sei capace, sì. Adesso vedi. Allora. Sì, vabbè, è solo fortuna, dai. Cioè. Vabbè, li dico tutti così. Adesso vi faccio vedere io come si gioca. Là, tutti sposti, ti sposto il tuo equilibrio e poi attacco. Prima esecuzione normale. Mi sento più basso del solito di fianco a lui. Bello. Cima dirà, siamo qui con i giocatori dell'Olimpia Milano e tu dirai per sfidarmi in una 3 shots. Siamo qui con i giocatori dell'Olimpia Milano.
Milano e li sfideremo in una Free Point Challenge. Sono quelli che hanno un videomaker, ragazzi, quello che aspettano, la camera accesa perché non si fidano. Comunque oggi va così, da una palestra sono passati da un'altra palestra. Qui sono con RDS, sto producendo dei contenuti, come avete visto, per i loro canali. Quindi vediamo qua. Ma questi cose ce le puoi passare? No. Veramente? No, si può, sono private dai diritti del dottore Matteo Robert. Riceverai una denuncia se li userai senza il mio consenso. Ma sta scherzando. O forse no. Comunque, per le 13.30 finiamo le riprese e usciamo. E col traffico di Milano penso che ci abbiamo messo 2 ore circa per tornare. E sì, dobbiamo anche mangiare. Abbiamo finito, ora una fame assurda, quindi speriamo di andare a mangiare. Ragazzi, giusto per rimanere leggeri. Allora, piadina, sono tipo le 3, però è importante mangiare. Comunque, piadina per rimanere fit, è importante è mangiare bene. Non è vero? Una non ti bastava, no, mamma mia, vabbè, ma mi ero allenato, ero stanco, ci stava, avevo fame. Quindi finito il pranzo, torniamo in house. E nel mentre sono pure tornato qui in house. Oggi c'è un tempo strabello. Solo che c'era un piccolo problema, in house non c'era nessuno, cioè c'ero solo io. Posso dire che avevamo fatto pure bene. Sì, vabbè, ma neanche a far così, cioè. Niente ragazzi, qui non c'è nessuno, andiamo a vedere giù dove sono. Qui niente, qui nemmeno. Niente, ho appena chiamati, mi hanno detto che sono andati in giro per campo per fare una passeggiata. E quindi ora li sto andando a cercare. Solo che ragazzi, qui è così. Non so dove sto andando. Ah, io ho le Air Force bianche. E tra 20 minuti devo andare a un evento a Milano. Bene. Ragazzi, brutta idea. Bruttissima idea. Molto brutta. Ora mi stanno raggiungendo loro perché io più avanti di così non ci vado. Intelligente ragazzi, le Air Force bianche nel fango. Hai ragione. Eccoli, solo che sono solo due, ne abbiamo persi altri che sono giù in fondo, penso. Guarda i temerari. Ragazzi, mi sta piangendo il cuore. Jordan 4, Alissa, cosa hai fatto? Fa ridere. Fa piangere questa cosa. Almeno non eri solo, almeno quello. Comunque, incontro tutti gli altri ragazzi. E neanche tempo di salutarli, dovevamo già andare. Perché avevamo un evento, ancora? Sì. Niente, alla fine stiamo già tornando perché abbiamo un evento a Milano, quindi dobbiamo correre, anche se stiamo camminando. Ragazzi, la squadra è al completo. Ho un avanello. No, perfetto, subito. Siamo pronti per andare all'evento. No, però non so. Quindi con i boys saliamo in macchina e andiamo. Ok, siamo usciti ora dall'evento, però è un evento molto easy, di scarpe. Sì, veramente easy. E ora cosa si fa a fare? Si mangia. No, c'ho una fame, non mangio da 2 giorni. Alla fine era un evento di scarpe, quindi era anche bello. Bello, dai. Cioè, ci stava. E fino a tutto siamo andati a mangiare. Alla fine ci siamo cambiati e ora si mangia. Bene, questa era la mia giornata tipo, spero vi sia piaciuta. A te è piaciuta? Sì, bella, complimenti. Grazie. Tu mi raccomando, riprenditi, ringrazio sempre in gamba, eh. Speriamo. Lasciate like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video.